Buongiorno a tutti e bentornati su Admiral Markets. In questo video, come vedete dal titolo, andiamo a esaminare un altro utile strumento per il nostro trading, sia intraday sia multiday. Stiamo parlando chiaramente del trailing stop. Trailing stop che è un argomento molto utile e uno strumento molto utile per quel che riguarda la gestione delle posizioni una volta entrate, ecco, sia che siano posizioni rialziste che ribassiste, sia intraday che multiday, come detto prima. È molto utile soprattutto perché va a derogare tutto l'aspetto psicologico della gestione della posizione, che appunto è uno degli argomenti più ostici nel trading online. Nel trading molte volte si ha la facilità, o meglio, si ha la voglia di chiudere la posizione appena vediamo che l'indicatore della posizione appunto è verde. Appena vediamo un guadagno e cerchiamo in ogni modo di uscire velocemente dalla posizione. Utilizzando il trailing stop possiamo derogare appunto questo aspetto psicologico e facciamo sì che sia il prezzo proprio che decide lui se l'operazione verrà chiusa o rimarrà a mercato. Vediamo un attimino insieme come guardare e con che aspetto dobbiamo approfondire questo argomento. Il trailing stop può essere considerato un'evoluzione dello stop loss, o meglio, un'evoluzione del break-even point stop. Cioè, il break-even point stop è quando l'operazione, una volta andata in positivo, quindi in guadagno, si viene spostato lo stop loss dalla posizione negativa appunto dell'apertura dell'operazione alla posizione a pareggio, per avere appunto un'operazione in cui non avremo né una posizione, una chiusura, o meglio, in positivo, né una chiusura in negativo. Avremo una chiusura a zero o leggermente positivo, solitamente si utilizza, per appunto andare a neutralizzare il rischio dell'operazione in sé. Il trailing stop è l'evoluzione di questo, cioè andiamo a vederlo insieme adesso direttamente in piattaforma, alle mie spalle. Mi sono spostato al lato della piattaforma, come detto, e vediamo insieme appunto l'utilizzo e la prova di quello che è il trailing stop. Poi successivamente questo grafico che sembra non molto chiaro nel primo acchito, prima al primo sguardo, lo vedremo insieme, lo analizzeremo proprio in piattaforma in maniera diretta. Vediamo un attimino insieme. Allora, abbiamo questa operazione in buy che viene eseguita e abbiamo appunto l'inizio dell'operazione sul grosso livello di buy, che è proprio questo che vado ad indicare. Lo stop loss iniziale è proprio la prima striscia rossa inferiore che possiamo vedere subito appunto sotto la striscia di buy. Facciamo l'esempio che appunto noi avessimo aperto questa operazione in acquisto sul buy e vediamo appunto che il movimento del mercato è andato a nostro favore, quindi la posizione è andata in positivo. Una volta arrivato in positivo e vediamo la prima congestione che è stata fatta del mercato, vediamo che abbiamo avuto una spinta ribassista e poi una ripartenza rialzista. Poi andiamo a vederlo chiaramente bene con il mouse e puntato in maniera molto chiara. Cos'è sostanzialmente il trailing stop? È andare a spostare i vari stop loss che sono identificati con il rosso nel grafico, seguendo il prezzo di mercato che va a spostarsi. Principalmente esistono due tipi di trailing stop: il trailing stop, diciamo, meccanico e il trailing stop dinamico, o meglio, il trailing stop seguendo quello che il mercato va a fare, seguendo appunto l'evoluzione dei prezzi. Quello mostrato qui alle mie spalle è appunto un trailing stop che segue il mercato, o meglio, che segue quello che è andato a fare il mercato, che segue appunto gli swing che è andato a fare il mercato. Che cos'è invece il trailing stop meccanico? Il trailing stop meccanico sostanzialmente non è altro che un trailing stop che segue il prezzo man mano che si muove, a una distanza prefissata. Ad esempio, possiamo mettere un trailing stop sul DAX di 20 punti, con valore completamente a caso, ecco, senza una motivazione per cui l'ho inserito. Ma può essere appunto, si può inserire ad esempio un trailing stop da 20 punti e vedremo che il trailing stop meccanico normale, che è tranquillamente impostabile dalla MetaTrader e serve anche meno, diciamo, meno finezza nel seguire il mercato sotto questo punto di vista, ma il trailing stop meccanico va a seguire appunto ad esempio 20 punti, a 20 punti di distanza il prezzo man mano che va in profitto l'operazione. Cos'è lo svantaggio del trailing stop meccanico? Il trailing stop meccanico, appunto, lo svantaggio è proprio quello del fatto che diciamo, non segue quello che fa veramente il mercato, ma è semplicemente una copia, un seguire il prezzo. E nel caso ci siano degli sbalzi, per dire, o delle discese abbastanza repentine, è molto semplice col trailing stop meccanico, che non mi piace, sconsiglio, avere la possibilità di essere magari stoppati perché il mercato si è fermato a metà strada tra due livelli interessanti, ma essere stoppati e poi il mercato che riparte al rialzo senza un'idea o comunque senza una base di fondo per lo stop che si è preso, cosa che secondo me non ha molto senso. Chiaramente se dobbiamo fare trading automatico o meccanico senza stare al computer è la cosa migliore, ecco. Però se abbiamo la possibilità quantomeno di andare a seguire l'operazione che andiamo a fare e abbiamo un po' di tempo da dedicargli, magari anche per time frame lunghi, ecco, se ad esempio lo possiamo fare sul giornaliero, possiamo farlo su delle azioni, ecco, un trailing stop secondo il mercato che è molto più interessante.
si possono trovare, secondo me, delle può funziona meglio proprio a livello di risultati rispetto a un trailing stop meccanico normale. Adesso spostiamoci un attimino direttamente nel computer che possiamo andare ad approfondire proprio col puntatore, eccetera, in maniera molto più precisa rispetto a quello che posso fare io direttamente con il grafico alle mie spalle. Andiamo a vederlo in maniera precisa come andare a settare il trailing stop dinamico, o meglio, il trailing stop che segue il mercato, non quello meccanico, in modo tale che andiamo a vedere cosa sono gli aspetti principali e come andare a sfruttarli per il nostro trading. Eccoci spostati, come dicevamo, per un approfondimento con i livelli in piattaforma, direttamente sullo schermo. Abbiamo avuto, come dicevamo, l'operazione long rialzista, questo buy sopra i 13.825, l'operazione che avevamo messo in piedi con uno stop loss intorno ai 13.804, ecco, questa zona. Abbiamo avuto appunto il primo impulso rialzista con la prima zona di accumulazione. Successivamente, dopo l'accumulazione, il prezzo è ripartito al rialzo. E vedete che ha fatto tutta una serie di swing crescenti. Cosa avremmo potuto fare con lo stop loss e il trailing stop principalmente? Una volta che il mercato ha fatto il primo impulso rialzista e poi zona di accumulazione e altro impulso rialzista, avremmo dovuto spostare, o meglio, sarebbe stato consigliato a parer mio, spostare lo stop loss dalla zona di minimo in questa zona alla zona sotto praticamente la prima congestione, quindi sotto i 13.843. Quindi primo spostamento del trailing stop. Successivamente, appunto, secondo swing rialzista, poi discesa, riaccumulazione e ripartenza rialzista. Cosa sarebbe potuto fare? O meglio, cosa avrei consigliato di fare? Cosa ho fatto? Spostamento della zona dello stop loss da questa zona al minimo sotto il minimo dello swing del secondo swing rialzista. Quindi lo spostamento dello stop loss dai 13.843 ai 13.874, questa zona. Successivamente possiamo tenerci anche un po' di margine. Successivamente, ennesimo impulso rialzista di diciamo discesa, rialzo, discesa e poi ripartenza ancora. Cosa sarebbe potuto fare? Spostare lo stop loss da appunto i 13.873 ai 13.905, comunque sotto i 908 i minimi che sono stati fatti. Quindi, secondo retest di questa zona, attenzione, poteva essere un inganno, qui saremmo potuto essere stoppati, è vero, quello è assolutamente vero, però non è accaduto in questo caso, è stato in questo caso un pochino di fortuna, possiamo dire così. Comunque, ripartenza rialzista, ridiscesa e poi ripartenza con nuovi massimi. Nuovi massimi, quindi possiamo rispostare lo stop loss più in alto e quindi seguire il mercato l'evoluzione del mercato. Salita, 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 massimi, discesa. Poi ripartenza per nuovi massimi e in questo caso lo stop loss avremmo dovuto spostarlo dai 13.932 ai minimi dei 13.960-961. Poi appunto nuovi massimi e poi a un certo punto chiaramente il mercato si è fermato su dei livelli che potevano essere interessanti, adesso non so cosa c'era, non è importante quello, il mercato è sceso e cosa è successo? Che finalmente, o meglio, siamo stati stoppati con il trailing stop. Con la posizione intorno ai 13.960. Questo cosa ha portato? E adesso il mercato sta continuando la sua discesa. Cosa ha portato? Ha portato il fatto che noi abbiamo avuto un'operazione comprata a 13.825 con uno stop loss a 13.801. Man mano che è salito il mercato, abbiamo spostato lo stop loss sempre in posizione più positiva per seguire appunto il mercato di riferimento e avere uno stop loss oggettivo su quello che ha fatto il mercato, cioè non abbiamo lavorato con uno stop loss meccanico che ogni 20 punti, 30 punti, quello che è, si spostava verso l'alto. Perché, ad esempio, in questo caso, in questa con correzioni di un certo calibro, avremmo potuto essere stoppati. Mentre spostare lo stop loss solamente a livello grafico, o meglio, spostarlo seguendo quello che è accaduto sul mercato a livello grafico, porta a far sì che lo stop loss sia oggettivo e abbiamo meno, o meglio, lo stop loss una volta preso è molto più importante proprio perché sono dei minimi che tendenzialmente se rotti e se rotti con decisione possono portare, come in questo caso, a un'inversione di mercato. Cosa bisogna stare attenti? Bisogna stare attenti a fare due cose, lasciare un pochino di spazio, ecco, magari sotto il minimo, qualche punto, proprio per non cadere in false rotture di minimi e poi ripartenza del trend, quindi prendiamoci un po' di spazio. E poi, seconda cosa importante da sottolineare, è il fatto che in questo caso, utilizzando lo stop loss, il trailing stop in questo modo, abbiamo completamente annullato la parte psicologica dell'operazione, proprio perché una volta messo in sicurezza col primo spostamento di stop loss a 840, l'operazione è in gestione completa con tranquillità, proprio per il motivo che,
al massimo possiamo guadagnare meno, ma non perdere più soldi. E questo è molto importante, soprattutto per chi ha difficoltà a tirare l'operazione, diciamo, ed esce troppo presto dal mercato. Utilizzare questa tecnica può portare dei forti miglioramenti sulla redditività, proprio perché molte volte si tende ad aspettare il mercato o comunque uscire prima. Invece, spostando lo stop loss e in trailing stop, in questo modo si ha sempre la possibilità di gestire il mercato con calma e seguendo appunto quello che sta facendo. Spero che sia stato interessante e vi invito a utilizzare lo trailing stop in questo modo, proprio perché è molto utile e vi tranquillizza il lato operativo per cercare di andare a prendere dei target importanti di mercato. Se dovesse avere dubbi o domande, tranquillamente scrivetemi o commentatemi qui sotto, e vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.